territorio molto, molto ricco, visto che abbiamo una civiltà sia preromana, in questo caso sannitica, ma anche la civiltà romana, e poi abbiamo anche la civiltà medievale, perché abbiamo anche molti resti di epoca longobarda in queste zone. Passo la parola al presidente del Rotary di Benevento, che appunto ci darà un invito. Come Rotary quest'anno abbiamo deciso di rilanciare il nostro immenso patrimonio artistico e culturale, e lo abbiamo fatto talmente bene che abbiamo prodotto una serie di filmati professionali. Solo in un anno il flusso turistico nella zona è aumentato del 17%. Con Francesco abbiamo anche impegnato la sovrintendenza, che ci ha ospitato per una serie di foto riprese con gli aerei e con il drone, che riguardano tutte le tracce antiche, dall'epoca sannitica alla longobarda alla romana, per esempio Benevento, una cosa dimenticata, il cimitero dei Monticelli, che se uno lo va a vedere in questo momento troverà una struttura abbandonata. Ebbene, con Pier Francesco noi ne abbiamo rifatto la storia e a un certo momento siamo riusciti a fare anche delle targhe, e sproneremo il comune perché faccia tutta quella cosa. Penso che stasera ci porteranno alla scoperta del nostro territorio e del centro, una parte del centro storico, di cui solo Papa è piuttosto ricco di zone storiche, e di cui magari la maggior parte siamo anche poco a conoscenza. E mi piace molto la dicitura calice di cultura, perché dietro un calice di vino indubbiamente c'è cultura, c'è tradizione e c'è la scoperta di un territorio che ovviamente può unire entrambe le cose. Speriamo di poter poi pubblicare anche qualcosa proprio sul territorio di Alife. Abbiamo ricerche in Irpinia, ricerche in altre aree del Beneventano, e questa è la produzione legata proprio al progetto della carta archeologica della Campania. Può andare avanti? Sì. Allora, noi fra l'altro convogliamo i dati in un sistema informativo territoriale, o se vogliamo usare la terminologia inglese, un GIS, che ci permette non solo di catalogare, di gestirli, ma anche di analizzarli, quindi di produrre tutta una serie di informazioni. Il mio contributo al progetto di carta archeologica riguarda in particolare le aree che dicevo sulla sinistra di Caiazzo, e la pratica Caiazzo, e poi ho visto anche in basso i comuni interessati, e l'area di proprio intorno alla città di Telesia, come Marosa, Faicchio, Giulianello, San Salvatore, Telese Terme, Castelvenere, e poi questo è l'ultimo nato, fine 2017. Abbiamo presentato, presenteremo a breve, anche se ormai è passato un anno dalla sua edizione, la carta archeologica dei comuni di Melizzano e Frasso Telesino, che per noi è stato un punto, un fiore all'occhiello, perché sono stati i comuni che ci hanno chiamato per redigere la carta, perché volevano che la carta archeologica fosse inserita tra la documentazione del PUC, del piano urbanistico comunale. E quindi noi abbiamo approfittato dell'occasione per offrire, per fornire al comune un supporto tecnico di utilizzo, ma al tempo stesso poi ovviamente abbiamo avuto la possibilità della pubblicazione scientifica del tutto, e qui oggi presento qualcosa di la ricchezza del territorio solopachese. E di cosa mi occupo in particolare? Come diceva il presidente della Proloco, io insegno topografia antica, ed è tra le varie ricerche, tra le varie attività. Tra le varie attività della cattedra c'è anche quella della redazione delle carte archeologiche, che è un'attività abbastanza complessa, perché richiede l'incrocio di una serie di dati. In realtà i dati che noi utilizziamo sono utilizzati non sempre da archeologi, anche ma io non ho parlare nelle indagini sul campo. Dati di natura diversa, come potete notare da questa slide, che vanno dalla cartografia,
qualche elemento di utilità legato proprio all'analisi delle fotografie aeree e fino anche alle foto, delle foto d'epoca, per cui per noi utilissime. So tra l'altro che il Comune ha un archivio fotografico che la collega Stefania Mezzazappa, che aveva condotto ricerche in zona proprio per la redazione della carta archeologica di Solopate, aveva utilizzato e ha raccolto una serie di elementi nella gran parte dei casi scomparsi, quindi fotografie d'epoca utilissime. Però il grosso della nostra attività risiede proprio nell'esplorazione diretta del territorio e non di aree campioni, di tutto il territorio in cui c'è la possibilità di accedere, visibile, perché le nostre indagini relative proprio alla redazione di una carta archeologica non riguardano solo relativa ad attività di scavo. Noi in realtà esploriamo, siamo gli esploratori tra gli archeologi, esploriamo il territorio alla ricerca di una serie di elementi che poi vengono introdotti in una carta archeologica vera e propria. Possiamo avere elementi di notevole impatto che non sfuggono all'attenzione neanche dei non addetti ai lavori, però possiamo avere nella gran parte dei casi, questi ci danno tantissime informazioni, piccoli elementi. Qui qualcosa si intravede tra le zolle, nei terreni arati, che sono quelli per noi più utili per quanto concerne proprio il recupero di elementi archeologici. Se notate, tra le zolle ci sono una serie di frammenti, la gran parte sono frammenti di tegole o di mattoni che vengono in qualche modo portati su dalle arature. L'arato passa, se vi è una struttura o una sepoltura nel sottosuolo è possibile che venga intaccata e che in qualche modo risulti poi visibile in superficie, però ovviamente come frammento. E qui qualche altra immagine, qualche altra ancora, quindi vedete anche materiale di un certo impegno. E per intenderci, la gran parte di questi elementi sono tegole utilizzate o nelle coperture dei tetti, questo in basso è proprio una ricostruzione di un tetto con questi grandi tegoloni con il listello in rilievo, qui c'è anche un coligoro praticamente, però queste tegole potevano essere utilizzate soprattutto dalle persone meno ambienti per le sepolture. Quella in alto a sinistra è una cosiddetta bomba alla cappuccina, all'interno di questo viene inumato, e ovviamente quindi la presenza di elementi di questo genere sul terreno può condurre, unitamente ad altri elementi, a farci ipotizzare la presenza in quella zona di antiche sepolture o di strutture abitative, spesso anche di notevole impegno. E ovviamente insieme alle tegole spesso troviamo la ceramica, che per noi archeologi è un indicatore importantissimo, perché ci permette di valutare quella che è la cronologia, ma anche la funzione di un sito, ci permette di dire se appunto si tratta di una sepoltura piuttosto che di una fattoria, piuttosto che di un tempio o di una villa di epoca romana. E ovviamente il lavoro poi nella ricomposizione di questi che sono dei frammenti sparsi è abbastanza lungo, perché i frammenti vengono lavati, vengono catalogati, vengono disegnati, e da qui poi si passa al disegno, che ci permette proprio di poter in qualche modo fare ipotesi sulla cronologia stessa dei frammenti, ma in generale proprio sulla cronologia di quelli che sono gli elementi che abbiamo recuperato. Quindi ribadisco, la gran parte delle nostre attività riguarda proprio il recupero di quelle che sono anomalie spesso invisibili all'occhio dei non addetti ai lavori. E poi un altro elemento, il materiale cosiddetto reimpiegato, cioè tutta una serie di elementi che vengono adoperati, che vengono riutilizzati, perché ormai in forma di rudere, da strutture di epoca successiva. In alto a sinistra c'è proprio un esempio da Frasso Telesino, e siamo lungo la strada che da Frasso porta a Solopate, tra l'altro. Qui c'è una struttura, è stato d'abbandono, lì vedete l'elemento diciamo in rosso, è un frammento di pavimentazione di epoca romana, probabilmente in zona, perché il materiale reimpiegato nella gran parte dei casi non viene da luoghi tanto lontani da quella che poi è la destinazione dove noi lo troviamo collocato, in zona vi doveva essere qualche fabbricato di epoca romana che utilizzava proprio questo frammento, che qui è stato recuperato come materiale da costruzione. Qui qualcuno di voi l'avrà riconosciuta, la facciata del Duomo di Sant'Agata dei Goti, con una serie di elementi sui quali ritorneremo, una epigrafe, una stele funeraria con due defunti murata in un'abitazione di guardia San Framondi, e qui siamo a San Salvatore del Sino, un altare dedicato a
po' la nostra attività di fotografi e artisti sul terreno, cioè la ricognizione di superficie, che cosa andiamo a riconoscere e poi a posizionare per redigere una carta archeologica. E qui introduco quella che è l'argomento di oggi, cioè il territorio di Solopatta, però inserito nell'ambito di una più vasta area che è la Gerfelestius. La carta dà conto di quella che è una situazione in antico, vedete proprio la centralità del territorio in rapporto anzitutto a due importanti vie fluviali, il Volturno e il Calore, che sono vie importantissime di penetrazione verso l'interno, ma anche poi di sbocco dall'interno verso la Pianura Campana e poi di collegamento con le aree costiere, sia Tirrenica che Adriatica. E poi la vicinanza ha una serie di arterie, questa è l'Appia che da Galazia si inoltra verso Calabria, arriva a Beneventum, e invece da quest'altro lato la diramazione della Via Latina che, staccandosi da Teano, passando per Avite e Telesia, poi conduceva a Beneventum. Quindi è un territorio che ha una posizione topografica di notevole importanza. E non a caso io ho la possibilità di farvi vedere tutta una serie di elementi, dalla preistoria fino all'età romana, che caratterizzano, come vi dicevo, non solo l'area di Solopatta, ma un po' quella che sono anche le zone intorno. In particolare oggi vi farò vedere qualcosa legato all'ultima pubblicazione su Frasso e Menizzano. Possiamo andare avanti. Allora, anzitutto, la preistoria. La preistoria che spesso, poi tra l'altro qui c'è una preistorica, per cui mi vergogno un po' di fare... la preistoria. Qui vi presento qualche elemento, tra l'altro recuperato non da noi, ma segnalatoci da Luciano D'Amico, che forse qualcuno di voi conosce e che è un appassionato, ma per me è un archeologo mancato fondamentalmente, e che ci ha permesso di recuperare tutta una serie di informazioni legate a quelle che erano strumenti. La gran parte, il coltello è del Neolitico, poi ci sono una serie di strumenti alcuni del Neolitico, altri del Neolitico. Per intenderci, siamo in un periodo abbastanza nel quarto e terzo millennio avanti Cristo, quindi documentazione importantissima che attesta la presenza dell'uomo preistorico, la capacità di produrre oggetti litici, se vai avanti, quindi la capacità da un gruppo in semplice forgiare degli strumenti che venivano adoperati in mancanza del metallo al momento per la caccia, per la pesca, per le attività agricole, per le attività di tutti i giorni. E accanto a quelli che sono i cosiddetti strumenti litici, strumenti appunto come vi dicevo recuperati attraverso la lavorazione della sece, poi tra l'altro in questa zona di sece ne avete abbastanza, per cui è un materiale che si poteva recuperare anche in zona, la ceramica. Faccio vedere qui, in realtà non sono vasi questi che vengono dal territorio, semplicemente per farvi vedere quelle che potevano essere le forme di appartenenza dei frammenti che sono stati ritrovati in località Augusti a Frasso Telesino e che sono riportabili in epoca neolitica, con una serie di incisioni, di decorazioni realizzate con strumenti semplicissimi, dei ramoscelli, delle punte, e che servivano ad abbellire vasi che poi venivano utilizzati o quotidianamente o nella gran parte dei casi noi li troviamo all'interno delle sepolture. E andando avanti dal Neolitico si passa all'Eneolitico, la cosiddetta età del rame, e anche in questo caso il recupero nella zona di Prata, che credo tutti voi conosciate, una zona molto bella e interessante, allo sbocco di una valle strettissima per chi viene da Frasso, e quella piana si apre, è utilizzata da sempre, sin dalla preistoria a questo punto, perché qui doveva esservi un abitato di epoca eneolitica, siamo all'incirca nel terzo millennio a.C., che noi siamo riusciti a recuperare grazie proprio al ritrovamento di questi frammenti. Sono vari i nostri frammenti e ci permettono di valutare che il terzo millennio a.C. quella zona comunque era occupata da un abitato che in qualche modo controllava anche il passato e controllava quello che era lo sbocco stesso, l'imbocco anzi della valle. Anche qui qualche indicazione su come dovevano essere questi frammenti in origine, qualche indicazione proprio sulle forme, soprattutto forme per bere o per mescolare le sostanze. E qui introduco appunto qualche elemento, tutti questi pallini gialli che vedete posizionati sulla carta, il vostro centro è lì, proprio al centro della diapositiva,
perché appunto facevo una tesi di dottorato all'epoca, in questo territorio. Come lo potete notare, i frammenti sono strettamente connessi a quella che è la Valle del Calore, quindi si rispongono in stretta connessione proprio con la Valle Fluviale. I due segnalati dalla freccia sono i più antichi, sono del Neolitico, dell'età del rame, per cui, e non sono pochi gli elementi, la gran parte sono, come vi dicevo, stati recuperati grazie proprio al riconoscimento dei frammenti in aree arate, che avevano quindi un'ottima visibilità e che hanno permesso alla collega in qualche modo di recuperare la posizione e di fare delle ipotesi di storia, di preistoria del territorio. Stiamo andando avanti. Una fase invece importantissima per questa zona, e questo è emerso dalle ricognizioni che, come vi dicevo, ormai dal 99 sto conducendo in zona, è l'inizio del primo millennio avanti Cristo. Siamo in un periodo che noi archeologi definiamo tra l'età del ferro e l'orientalizzante. In alcuni casi si arriva fino all'età arcaica, cioè siamo tra il decimo, anzi in questo caso la gran parte dei frammenti parte dall'ottavo, per la verità, dall'ottavo secolo avanti Cristo fino al sesto avanti Cristo, quindi siamo in un periodo anche questo molto molto più antico di quelle che poi sono, diciamo, le cose che di solito si conoscono del territorio, cioè tutta la fase medievale. In realtà voi avete una serie di elementi di età preistorica, in questo caso tutto storica, di notevole impatto. Le frecce gialle che vedete riguardano tutti gli non tanto insegnamenti, le evidenze, la gran parte è legata proprio alla presenza di tombe che sono state trovate nell'area compresa tra Volturno e Calore, quindi in stretta connessione con la confluenza tra l'ottavo, ribadisco, il sesto secolo avanti Cristo. Su in alto a sinistra siamo nell'area di Rubiano e di fronte Puglianello, sono tutti, come potete notare, quello di Solopate, nel territorio di Solopate, e questo in alto a destra, e forse quello un pochino più lontano, più disposto dalla Valle Fluviale. Tutti gli altri invece sono veramente in stretta connessione con il passaggio dei fiumi, del Volturno da un lato e in particolare del Volturno, però anche questi di Melizzano, alla confluenza tra Volturno e Calore. Qualche indicazione di che cosa è stato recuperato. Qui siamo a Rubiano e dall'altro lato invece c'è Puglianello. In quest'area ci sono una serie di comunità, fra l'altro indagate anche con scavi archeologici, che occupano in parte la zona sulla quale attualmente esiste il centro di Rubiano, in parte invece la zona vicino al cimitero. Sono aree molto vicine, come vi dicevo, al fiume. Sembra quasi che controllino l'accesso stesso al fiume, sono una di fronte all'altra. Per facciamo vedere un po' i materiali, questi sono di Puglianello, tra l'altro sono elementi non di museo, conservati dai privati che gentilmente all'epoca mi fecero vedere e erano ben felici di segnalare, perché trovati proprio in maniera fortuita lavorando i campi. E ancora per Rubiano, quelli di Rubiano, come vi dicevo, vengono da scavi archeologici, quindi sono oggi conservati a Napoli, una serie di elementi che vanno dall'ottavo, in questo caso fino al VI secolo a.C., di notevole importanza. E qui vi voglio segnalare un ritrovamento, qui non so se qualcuno di voi è stato al Museo del Sannio e ha visto due vetrine dedicate a Melizzano. Delle bruttissime foto relative alle vetrine. È un ritrovamento importantissimo perché fu effettuato nel 1931 al Museo del Sannio, dove si trovano questi reperti. Solo alcuni, tra l'altro, sono esposti, perché circa metà del resto dei reperti sono in deposito e ho avuto la possibilità studiarli nel complesso. Ed era molto bello anche sfogliare la documentazione d'archivio dell'epoca. Siamo nel maggio del 1931, in epoca fascista, e c'è appunto la scoperta, fortuita anche in questo caso, per la piantata di un vigneto, tra l'altro che esiste tuttora, c'è la scoperta fortuita di una serie di tombe, all'interno delle quali vengono trovati questi vasi. Però che cosa succede? Come si fa anche adesso? Il contadino intacca queste tombe e quindi ovviamente
non è un archeologo, non sta attento a conservare in questa tomba abbiamo trovato 5 vasi, in quest'altra 2, no, mette tutto insieme e dopodiché si avvisa l'autorità. In questo caso la cosa buona è che l'autorità fu avvisata e ci fu la possibilità di conservare una parte di quello che nel 31 era stato trovato. Viene chiamato Alfredo Zato, che all'epoca era al Museo del Stagno, che si affretta ad arrivare, poi avvisa il sovrintendente dell'epoca, Medeo Maiuri, a Napoli, e quindi ovviamente si rendono conto che il rinvenimento è importante, perché è il primo di questo periodo. Siamo in presenza di vasi, anche in questo caso, che vanno dall'ottavo, dalla metà dell'ottavo fino quasi all'inizio del VI secolo a.C. Molti vasi vengono recuperati, tanti altri elementi scompaiono. Nella documentazione si racconta anche di armi, pugnali, lance, che ovviamente nei materiali conservati al Museo del Stagno non ci sono più. Quindi ci sono delle cose che però, incrociando tutti gli elementi, dalla documentazione dell'epoca a quello che noi oggi riusciamo a recuperare, possiamo in qualche modo ricostruire. Faccio passare molto velocemente, questi sono tutti i materiali che provengono da località Torello, a Merizzano. Per chi siete della zona, è di fronte alla chiesetta di Sant'Alfonso, perché poi, chiacchierando, grazie agli amici di Merizzano, anche il sindaco di Merizzano, sono riuscita a ritrovare gli eredi di colui che aveva fatto il ritrovamento e quindi a ubicare con precisione quella che era una necropoli, e dalla quale poi sono venuti fuori nel corso del tempo anche altri elementi. Questo è un po' il resoconto, vedete, ci sono tazze, ci sono brocche, ci sono anforette, insomma è un repertorio abbastanza variegato. Andiamo molto velocemente, vi faccio vedere, ovviamente si tratta, un pochino indietro, di una ceramica che noi definiamo ad impasto, non è lavorata al tornio, e questo crea, vi ho fatto vedere un po' una serie di difformità, una brocca un po' pendente verso sinistra, perché ovviamente non c'è il piano orizzontale che di solito dà proprio la lavorazione al tornio. Vi faccio vedere, di solito questo è il tipo di lavorazione utilizzato per questo tipo di materiale a colombina, cioè con questo cordone in argilla che veniva sistemato e modellato in modo da dare origine poi a quella che era la forma del vaso voluta. Ovviamente per evitare che si vedessero tutti questi giri concentrici c'erano degli strumenti, delle stecche che venivano adoperate per lisciare la superficie del vaso, che appare effettivamente un po' grezza. Infatti Alfredo Zato, quando arriva e non conoscendo questi materiali, dice: in realtà sono un po' bruttarelli. Dice a Maiuri: tutto sommato non è una grande recupero. E Maiuri, probabilmente l'archeologo che aveva un suo spessore, probabilmente è lui che poi fa capire a Zato che invece è un ritrovamento veramente molto importante. Andiamo avanti. Tra le altre cose, questi vasi documentano anche i contatti che la comunità di Merizzano, perché noi abbiamo trovato le tombe. Se ci sono le tombe c'era un abitato, anche perché di tombe sono state contate varie, e poi nelle indagini condotte proprio per la redazione della carta archeologica altri luoghi con sepolture abbiamo trovato. Quindi ci dovrebbe essere una bella comunità, comunità che aveva molti contatti con la Piana Campana. Questi vasi si ritrovano nelle necropoli di Calazia, in quelle di Abella, si ritrovano a Capua, si ritrovano a Caudium, quindi alcune di queste le ritroviamo anche nelle necropoli del Molisano. Insomma, lungo le vie fluviali questi oggetti si muovono e quindi ovviamente noi riusciamo a recepire quello che è un po' anche il contatto con i greci. In questo caso vi faccio vedere due differenti tipologie di bocche, questa è un oinocoe, quella è una semplice brocca, tonda. In questo caso invece dal contatto con i greci la forma articolata del beccuccio, che viene recuperata proprio dal confronto con le forme vascolari di un altro mondo, di un'altra cultura che è sicuramente più avanzata e che in qualche modo fa sì che le botteghe della zona si mettano al passo con quelle che sono anche le nuove forme legate proprio all'arrivo di greci. E qui la decorazione che di solito era realizzata a crudo. Faccio poi partire l'animazione, vedete qui ho portato una cordicella, guardate come gli elementi corrispondono, di solito utilizzavano delle cordicelle che venivano impresse sull'argilla crudo prima che fosse cotta, utilizzavano, andiamo avanti, ad esempio
a ruota, la stella, delle conchiglie, insomma strumenti semplicissimi per creare una serie di decorazioni geometriche, e qui probabilmente qualche elemento appuntito, che quindi decorazioni semplici ma che movimentavano la superficie del vaso. Ancora le impressioni circolari, cose che però noi ritroviamo un po' ovunque, soprattutto nella campagna interna, e qui anche decorazioni a rilievo. Ancora qui delle cose un pochino più articolate, questa è la blocca dell'olenopoide che ho fatto vedere prima, andiamo avanti, e qui c'erano anche, come vi dicevo, elementi in metallo, questo è bronzo, questa è una villa, un bracciale, poi ce n'erano due, se ne sono conservati solo due, ma nella documentazione d'archivio si parla di anelli, di loro dico spille, quindi di fibule, di armine, di bracciali, di armi, tutti elementi, quelli in metallo, che di solito è facile far sparire nel momento in cui le tombe vengono recuperate, però almeno ne rimangono due. E poi questo è, chi ha presente le vetrine forse ricorda, perché tra tutti i vasi ce n'è uno particolare, è una tazza, ha questa ansa sopraelevata, di forma lunata, di grandi dimensioni, è più o meno di queste dimensioni, qua una foto in cui c'è proprio una indicazione di massima, qui c'è il metrino, possiamo scorrere le foto, è una tazza molto particolare che si pensava fosse un unicum, cioè non aveva confronti fino a qualche tempo fa, tazza fra l'altro che per le dimensioni e anche per la ricchezza della decorazione si pensava potesse aver avuto un uso cultuale o comunque essere legata ad una tomba di un personaggio eminente, di un personaggio, un sacerdote, qualche personaggio comunque di una certa importanza. Scartabellando, perché poi il problema di questa tazza era anche la datazione, qui c'è Adele, effettivamente è una cosa un po' particolare, era anche la datazione, perché non avendo, in quel caso, tutti i vasi che vi ho fatto vedere hanno degli esempi simili in altre zone, quindi dal confronto si riesce a risalire alla datazione. In questo caso la tazza era unica e quindi c'erano un po' di problemi. Alla fine, confrontando i vari elementi, la conclusione è che può essere uno degli esemplari più antichi delle cose emerse da questa necropoli di fine VIII, inizio VII secolo avanti Cristo, ma andiamo un pochino avanti, qui vedete alcuni elementi caratteristici della decorazione, qui c'era il motivo a una stella che si ritrova anche in altri vasi, ma qui rinforzato dai cerchitori, quindi una sorta di ruota che poi è un elemento che ritroviamo nella ceramica di questo periodo anche in forme un pochino più piccole. Andando avanti, ancora avanti, questa è la decorazione, alla fine andando scartabellando tra i cataloghi e andando su internet, che ultimamente ci aiuta tanto, ho recuperato questo, che sembra la sorellina. È una tazza conservata al British Museum a Londra. E se non è del... sembrano quasi, poi chiederò anche un conforto di Adele su questa cosa, sembrano quasi provenire dalla stessa bottega, perché hanno le stesse dimensioni, sono molto particolari, e fino ad ora, almeno per quanto mi riguarda, ci sono solo questi due esemplari, quello di Melinzane e questo del British Museum. Come arriva questa al British Museum? Arriva nel 1774 attraverso la collezione Hamilton, l'ambasciatore britannico alla corte borbonica, che era un collezionista e che fra l'altro conduceva anche una serie di scavi, in alcuni casi clandestini, perché a un certo punto il ministro dell'epoca, Tanucci, si arrabbia perché Hamilton prende i vasi, non li porta solo nella propria collezione, ma li porta poi all'estero. E allora a un certo punto, tra le altre cose, questa collezione che viene acquistata dal British Museum, troviamo anche questa tazza. Abbiamo un elemento, non sappiamo da dove provenga. Lui conduce scavi a Capo, a Nola, quindi può provenire da una di queste località, però è un elemento importante, perché a un certo punto la tazza di Melinzane alcuni sostenevano fosse un falso. Invece, avendo un elemento simile, almeno questo ci conforta in un certo senso. Possiamo andare avanti. Allora, e qui ovviamente passo oltre. Andiamo in epoca sannitica. Se vi dilungo troppo, bloccatemi, perché ho dovuto, la mole di documentazione
di tutti questi anni di ricerca e strapolare su alcune cose. Epoca sannitica. Il presidente della Proloco ha parlato appunto dei sanniti, qui le più importanti località, le fortificazioni della piana delle colline che bordano la piana telestina, possiamo andare avanti, e qui una pianta con la loro dislocazione dall'area di Faicchio a scendere giù fino a Monte Pugliano. Qualche elemento, queste sono le più note perché ovviamente conservano le strutture in opera poligonale. Fra l'altro è una tecnica edilizia, una sorta di puzzle, vedete, senza uso di malta, quindi occorre una notevole perizia per innalzare queste strutture che noi oggi vediamo con un'altezza massima, perché quelle di Monte Arce sono di 3 metri per 1,5 metri, ma che dovevano elevarsi anche oltre i 6 metri. Questi sono ben visibili, guardate, l'utilizzo della fotografia aerea per il recupero di informazioni che spesso sul posto non sono facilmente individuabili, qui proprio con evidenza la città di Monte Acero. E tra queste il centro più importante, che non è Monte Acero, come si dice, ma Monte Pugliano, perché ha una fortificazione molto complessa che tra l'altro traguarda alcune doline, che significa che nel IV secolo a.C. già esistevano queste formazioni geologiche, e anche in questo caso con strutture in opera poligonale ben conservate, e poi anche qui visibili dalle fotografie, tra l'altro una cinta lunga oltre 3 km, quindi un centro di notevole importanza, chissà, forse la Telesia sannitica. Telesia però che compare solo con Annibale, cioè noi di Telesia non abbiamo notizie durante le guerre sannitiche. E lo stesso Caio Ponzio è di Gaudio, non è di Telesia, il cui Caio Ponzio telesino citato dalle fonti invece è il generale Mariano, quindi siamo agli inizi del primo secolo a.C., che combatte contro Silla e che poi viene trucidato nel campo Marzio. Quindi in realtà noi di Telesia abbiamo notizia dalle fonti solo nel 217 a.C., quando in questa zona arriva Annibale e, lo dicono esplicitamente le fonti, conquista Telesia. Per cui ci sono tutta una serie di elementi ancora da attivare proprio sulla collocazione della Telesia sannitica. Questo punto Pugliano potrebbe essere un'area abbastanza indipendente. E a Solopacca cosa c'è in quel periodo? Allora, da questo lato del calore non abbiamo queste grandi strutture in opera poligonale, non si conservano, ma si conservano le tracce di quelli che dovevano essere degli abitati di quello stesso periodo. Anche in questo caso, vedete, qui i puntini materializzano sulla carta i ritrovamenti di IV o III secolo a.C., uno dei quali, non so se ho messo la freccetta, quello lì in alto, doveva essere proprio un abitato a valle. Almeno la collega Stefania Mezzazzata, che ha condotto le indagini, lo ha indicato come abitato perché l'area di dispersione dei frammenti che vi ho fatto vedere prima era molto ampia, quindi intorno alla quale sono stati trovati i frammenti del periodo. Quindi vi doveva essere un'installazione, così come su Monte Palombella. Anche qui sono stati trovati dei frammenti che ci riportano allo stesso periodo. Dovevano essere centri più piccoli, quindi ovviamente le strutture probabilmente più piccole nel corso dei millenni si sono perse, ma i frammenti ceramici almeno ci lasciano la testimonianza della presenza dei vostri antenati anche su queste alture. Andando avanti, ecco qui della cartografia storica con Monte Palombella, lì accanto Santa Maria del Roseto, ancora questa è un'altra tavola oggi conservata all'archivio storico dell'Istituto Geografico Militare, qui vedete proprio anche la conformazione che nel modello tridimensionale del territorio. Eccolo qua, vedete, questo è il pizzo del piano, invece le due frecce danno conto della collocazione dei due insediamenti di cui vi parlo. Sono un pochino più avanzati, probabilmente funzionali al controllo delle pendici di tutta l'area pianeggiante a ridosso del calore, e sono perché da pizzo del piano le due colline in qualche modo interrompono la visuale. Allora si realizzano altri insediamenti, altri recinti fortificati, probabilmente proprio per rafforzare il controllo di quella che vi dicevo essere una delle vie di penetrazione più importanti del Sannio. E di solito appunto sono insediamenti, in questo caso abbiamo la ceramica che c'è a testa, riportate al IV, IV secolo, anche lì sono un periodo di grande stress, proprio il periodo delle guerre con Roma, quando il controllo del territorio, per andare avanti, ecco qui le cinte del Telesino e poi quelle dell'altro lato del calore, quando il controllo del territorio diventa fondamentale
per evitare la disfatta, cosa che purtroppo poi ci sarà. E sono inseriti tutti questi in un sistema molto più complesso, che controllava gli accessi al Sannio. Questa è solo una piccola porzione, poi ci sono tutti gli insediamenti molisani e abruzzesi, quindi c'era un progetto unitario, strategico di controllo del territorio. Andiamo adesso, ci spostiamo in epoca romana e arrivo alla conclusione dell'intervento. E qui una semplice immagine che non riguarda la zona, ma ricorda tanto Telesia. Si discute se il territorio di Solopaca facesse parte del territorio amministrato da Telesia o se avesse come riferimento un altro centro. Certo è che la vostra storia vi dà una notevole vicinanza a Telesia, la stessa Telesia era frazione di Solopaca, quindi c'è questa, nonostante ci sia un confine naturale importante come il Talone, è molto probabile che il confine fosse spostato verso la montagna e che fosse la montagna il discrimine tra il territorio di Telesia e quello, tra virgolette, di Caudru, di Saticula, perché Saticula, che è una località importante, citata dalle fonti come città sannitica, in realtà ancora non si riesce ad ubicarla. Si pensa possa essere il territorio di Sant'Anna da Verona, e qui si potrebbe fare un'ulteriore conferenza sull'ubicazione di Saticula. Andiamo avanti, perché qui voglio concentrarmi proprio sul territorio vostro, perché ovviamente in base alla disposizione di tutti gli elementi trovati, di epoca romana c'è tantissimo, c'è la possibilità di ricostruire quelle che erano le strade fondamentali. Una di queste, la linea rossa più in alto, verso il calore, e fra l'altro ha due elementi sicuri di appoggio, a sinistra e a destra. Quello di sinistra, credo lo conosciate tutti, ricade proprio in territorio di Solopaca, eccolo qua, il monumento per la località Fontana Folla, che si vede benissimo anche dalla Telesina. Monumento funerario, forse del primo secolo d.C., del quale rimane lo scheletro. Quindi in realtà di questo monumento noi riusciamo a percepire solo la presenza, ma è molto difficile poter dare una valutazione circa l'aspetto originario. Quindi qui ho preso in prestito, ecco prima, uno zoom sul monumento, vedete proprio intaccato, ho preso in prestito un monumento di altra zona, la tomba di Cicerone a Formia, che ha questo zoccolo in basso, questo dado, all'interno del quale si trova la camera sepolcrale delle proprie, poi questa struttura quasi a forma conica. Quindi il monumento, anche questo è rovinato, però almeno si avvicina un po' di più a quella che è l'aspetto, che doveva essere l'aspetto originario del monumento funerario di Solopaca. Questo è un particolare della camera interna, con la nicchia all'interno della quale, con le varie nicchie, perché ce n'erano varie, all'interno delle quali dovevano essere collocate le urne cinerarie della famiglia che seppelliva i suoi morti nel monumento. Qui un esempio di una tomba, passiamo però alla periferia di Roma, e questo è un colombario, è una tomba con una serie di nicchie molto, molto, molto grande, però questo è semplicemente per darvi un'idea di come doveva essere l'aspetto con le urne, che tra l'altro potevano essere anche di dimensioni differenti, di coloro che venivano sepolti all'interno della tomba. E poi dall'altro lato, la freccia che nella carta si trovava sulla sinistra, ponte romano a Milizzano, studiato dalla collega Paola Carfora, in località Ponterotto, anche la toponomastica, cioè l'origine, lo studio dell'origine dei nomi ci aiuta in questo caso. In località Ponterotto, eravamo con la collega a fare ricognizioni in questa zona, qui c'era una bella villa di epoca romana, siamo andati a guardare nel torrente e in località Ponterotto c'è un Ponterotto di epoca romana. Un'altra foto semplicemente per farvi vedere un po', ovviamente è proprio rotto, quindi la collega mi ha ricostruito l'aspetto, io vi porto solo qualche particolare, ricorda però molto, questo qualcuno di voi lo riconoscerà, il cosiddetto ponte di Fabio Massimo a Faricchio, perché la fascia bassa è in questa opera poligonale, mentre il resto ha l'Aliera e l'Aterizio e poi alcuni elementi, quello di Melizzano è quasi tutto il Laterizio, però la parte bassa recupera questa bella opera poligonale che però è di età romana, non è di età sannitica. Anzi, questo tipo di ponti, da studi recenti addirittura è stato riportato al secondo secolo d.C., quindi si
siamo addirittura in un'epoca completamente differente da quella che si riteneva fino a qualche tempo fa. E ancora, qui il Presidente ha fatto una bella introduzione proprio anche delle ville. A Solopacca vede, ha citato la villa a casa delle fate, ma non c'è solo quella. Qui proprio quello che vi diceva lui, cioè una, questa ovviamente è una pianta di una villa esistente a Francolise, di una ricostruzione della villa di Francolise, in cui c'è la pars urbana, quella del proprietario, la pars rustica, che è quella dove si disponevano gli impianti produttivi, le fornaci, l'aia per il grano, le stalle e gli impianti produttivi allo stesso tempo. Qui qualche elemento: casino della bolla, cisterna. Molto spesso di tutte le delle ville, di queste strutture così grandi, non rimangono solo le cisterne, perché essendo costruite in parte seminterrate, in qualche modo sono protette dagli urti del tempo. E quindi molto spesso la presenza di una cisterna in un campo in realtà documenta una situazione molto più complessa legata alla fattoria o alla, comunque all'azienda agricola. Quando si parla di villa, spesso a noi sorge, viene subito l'idea della grande struttura monumentale, ma la villa in epoca romana è un'azienda agricola, è un qualcosa che serve per la produzione. Quindi casino della folla, una cisterna. Andiamo avanti, casa delle fate, le belle strutture in opera cementizia, questa sorta di cemento dell'epoca romana che veramente resiste, ha una consistenza, una resistenza notevolissima, sempre casa delle fate, e qui in un momento in cui erano ancora pulite le strutture, adesso so che sono sommerse dalla vegetazione ancora. Questa è un'altra cisterna, bellissima, località Staglio, ancora sempre di questa, qui è proprio l'imbocco, fontana Santiano e Staglio, e come vi dicevo, documentano la presenza di grandi strutture, tra le altre località Campamilico, o Campanilico, Campamilico, la presenza di un elemento importante. Che cos'è? Sì, le varie animazioni. È un frammento piccolo, piccolissimo, di un antico torchio di epoca romana. È un torchio, non si sa se per la lavorazione o per la produzione di olio o vino, perché il torchio era lo stesso. Poi sono gli elementi intorno che permettono agli archeologi di capire se si produceva olio o vino. Comunque sia, è un elemento che attesta un'attività produttiva. Qui ve lo faccio vedere nella villa di Francolise, era in questa zona. Puoi aiutare a fare l'animazione, eccolo qua. Quindi abbiamo dagli scavi l'indicazione dell'esatta collocazione di questo tipo di elemento, ed era, eccolo qui, quindi ovviamente ci dà un'indicazione importante che in quell'area esisteva un impianto produttivo. E ancora, la collega Stefania Mezzazappa ha recuperato anche uno di questi elementi, qui vi presento quello trovato da me, inserito nella facciata della chiesetta Torre Vecchia di Marafi a Faicchio. Sono elementi, puoi andare avanti, che sono stati ritrovati però riutilizzati anche nella facciata del Duomo di Sant'Agata dei Doti. Sono anche questi gli elementi, puoi andare avanti, di un antico torchio. Qui ad esempio a Sant'Agata di Sino, invece sul Monte Giuliano, è proprio in Sino, cioè nella sua collocazione originaria, ed è anche questa un'altra porzione del torchio, quella che sosteneva due montanti verticali sui quali poi veniva montato questo premio, che serviva proprio abbassandosi a far pressione per la produzione o di vino o di olio. Per andare avanti, e qui una curiosità, questo è un frammento di un vaso particolare, vedete ha all'interno dei listelli e poi dei forellini, questo è un altro, questo viene da Milizzano, questo viene invece da Castelvedere. Avanti, questa è la sua forma originaria, questo è stato recuperato a Pompei, è un vaso per l'allevamento dei tiri, che era carne prelibata, per cui voi dovete immaginare che in queste ville si produceva vino, olio, si lavorava il grano, si producevano laterizi, ma si allevavano anche animali, in questo caso animali di piccola taglia. E qui in zona è attestata anche questa, questo tipo di allevamento. Due piccoli frammenti, vedete, che ci permettono però di recuperare un'intera storia, la storia delle comunità e di quello che producevano, che può essere un elemento importante. E in ultimo, e qui veramente concludo, Pozzo Tauto, località che si trova praticamente sulle nostre teste, è in territorio di Frassi.
solo papa. Siamo in una zona d'altura e fra l'altro c'era che appunto lo ritiene un toponimo sannitico, e perché no? Perché in questa zona c'è la presenza in un'area caratterizzata da una serie di folle d'acqua, quindi di abbondanza d'acqua, di una serie di materiali, eccoli qua sul terreno, ma sono veramente tanti. Lo studio di questi materiali ci ha permesso di dire che lì esisteva un insediamento di epoca romana. Finora non è stato trovato l'elemento sannitico, però non è detto che non ci fosse. Quindi una struttura di epoca romana che serviva alla produzione probabilmente. Faccio vedere un esempio secondo me analogo. Qui siamo nel Matese, questa è la conca matesina, lì al centro c'è il lago del Matese, in un'area attraversata da un'importante via della transumanza, il capo di campo l'area, e qui fra l'altro c'è Giuseppe Lambraccio che ci ha scavato in quella zona insieme al professor Soricelli dell'Università del Molise. In questa zona lo scavo ha portato alla luce un'area sacra d'età sannitica, per questo che dico a Pozzo Tonto perché no, che venne poi abbandonata nel secondo secolo all'antichrista. Addirittura hanno trovato le tegole con il collinosco con il nome dei magistrati che avevano in qualche modo ratificato la, diciamo, l'erezione di quello che doveva essere un piccolo tempio in un'area d'altura. Il tempio fu abbandonato. Dopo 100 anni, alla fine del primo secolo all'antichrista, viene rioccupato, ma dalla struttura di epoca romana. Che ci facevano queste strutture in altura? Sono strutture produttive. Eccolo qui quello che poi è venuto fuori dallo scavo e che reimpiega gli elementi del tempio sannitico. Era una struttura probabilmente connessa proprio al passaggio delle greggi e alla lavorazione dei prodotti che l'allevamento concedeva, quindi alla lavorazione del latte per il formaggio, della lana perché sono stati trovati dei pesi da telaio, quindi probabilmente c'era un'attività tessile, controllava il passaggio delle greggi. Poi andare avanti, molto probabilmente questo era quello che in epoca romana, in gergo tecnico, si chiamava saltus. Cioè un'azienda specializzata, era un'azienda però stagionale, lavorava nei mesi estivi ovviamente, poi c'era anche quelli invernali a valle, ma questo era, doveva essere estivo, quindi specializzato nella lavorazione di questi prodotti. E perché no? Probabilmente, qui finisco, Pozzo Tauto poteva essere il luogo caratterizzato dalla presenza di questo saltus e sarebbe molto interessante scavarlo. Io qui concludo e vi ringrazio per la pazienza. Quindi ripetendo nel tempo, sin dagli antichi simposi classici, come anche ha citato poco fa Antonio Donisi, ma anche in questi moderni, un buon bicchiere di vino e uno struffolo spesso sono il modo migliore per alietare lo stomaco a dover lamento. E dopo questo inizierei con l'intervento. Abbiamo visto che numerosi storici locali o comunque professionisti hanno cercato di dare una dotazione al nostro castello, al nostro borgo fortificato, ognuno dicendo una cronologia molto differente. Riccardi datava già la struttura in epoca normanna, fatta costruire dalla famiglia di San Tramondo nel XII secolo con l'arrivo di Re Ruggero II, mentre altri autori come Cielo datavano la struttura a età angioina, quindi nel XIV secolo. Nel tentativo di dare una nuova lettura archeologica del monumento e di inquadrare meglio le origini della sua fondazione, ho tentato di ripercorrere le scarne notizie bibliografiche che ci sono e di metterle in relazione con l'evoluzione dell'incastellamento in tutta la zona. Poche sono le fonti su Solopaca, probabilmente a causa della sua natura di, parlo dell'epoca medievale, di territorio feudale o casale del centro più importante, forse la Telesia, o comunque connessa al dominio della famiglia Santramondi, signore di Cerreto, probabilmente durante il periodo normanno che di Santramondo, secondo appunto come diceva Riccardi, posero le prime fortificazioni dell'area del castello fortificato, realizzando questo primo nucleo del castello. Mentre altri autori, come ho detto Cielo, fanno risalire edificazioni in questo in periodo angioino, ma dopo il terremoto del 1342. Effettivamente di Solopaca si hanno per lo più stralci di epigrafi inseriti in qualche atto, elenco o contesa del territorio.
qualche toponimo ci fa risalire la zona di Solofraga alla parte longobarda, il toponimo contro la Sala, giustamente, che doveva essere un'unità poterale che dipendeva da un centro longobardo. Mentre le prime attestazioni di toponimi che dovevano collegarsi a Solofraga ad un suo primo incastellamento del IX e del XI secolo, ovvero il Chronicum Salernitanum e il Chronicum Vulturnense, sono state messe recentemente in discussione dal professor Cero, il quale dice che il primo, dove viene citato esplicitamente Casal Ioannis, non dovrebbe collegarsi a San Gianni, alla nostra contrada, ma piuttosto a Gioia Sannitica, che ci sono infatti attestazioni di fortificazioni già di questo periodo. Mentre il secondo e più famoso e recitato Chronicum Vulturnense, in cui si parla dell'altro pericolo zoppo che ricollega Capraia con la nostra Catiglia, probabilmente deve essere ricollegato invece a un territorio che si trova nella zona di Penne, quindi completamente un altro posto. Quindi la prima attestazione che dovrebbe esserci di Solofraga risale al XII secolo nel Catalogus Barlarum del 1150. Ma cosa succedeva nel XII secolo nella Valle Trentina? Nella Valle Trentina i centri più importanti subiscono un secondo incastellamento, una frattura dell'incastellamento, e i centri più importanti in questo caso sono Faicchio, Limata, che è una frazione virtuale di San Lorenzo Maggiore, e anche Guardia San Tramondi e Gioia Sannitica. Solofraga viene indicato nei testi di Tatte di Riciana, quindi del XIII secolo, e del Jubilore Santo Spiritus, come un territorio composto da una comunità di casali, che tutti noi bene o male conosciamo, come appunto Casale Ioannis, Rocco Scapraia, La Sala, ed effettivamente del centro fortificato di Solofraga sono restano che pochi elementi. Tre delle quattro torri sono ancora parzialmente visibili, mentre una finestra trifora nell'odierno Vico Primo Castello è stata sviluppata dalle moderne abitazioni. Il perimetro murato doveva essere di circa 168 metri e doveva avere una forma vagamente trapezoidale e forse anche un po' bombata, perché molti poi citano questo castello circolare. E con delle quattro torri all'estremità, quindi quattro torri circolari angolari. La torre sud-ovest, quella che è rimasta attualmente, è soltanto una parte dell'alzato, aveva un diametro di circa 8 metri ed era realizzata con spezzoni lapidei uniti da una matta giallastra. Nel corso dell'Ottocento fu edificata questa abitazione, probabilmente la parte inferiore, a giudicare dalle catanette laterali e dall'intonacatura, doveva essere utilizzata come una cisterna. La torre sud-est è l'unica torre attualmente visibile, ma si sono anche ben riconoscibili tutte le modifiche che sono avvenute nel corso del tempo, che si è anche rialzata, possiamo vedere le numerose finestre che sono state aperte. Queste due torri dovevano sorgere sul lato meridionale, che era lungo circa 30 metri, quindi era un po' più corto, mentre la torre nord-ovest e la torre nord-est erano quelle che sorgevano lungo il lato lungo, che dovevano essere circa una lunghezza circa di 40 metri. Qui vediamo la torre nord-est che è stata completamente distrutta nel secolo scorso, perché rimane soltanto, perché rimane soltanto è questa frazione, infatti ringrazio anche Gino Falchetti che mi ha fatto vedere l'interno dell'abitazione, dove si vede questo spanciamento ancora nel muro con alcune spezzoni lapidi che dovrebbero far parte della vecchia torre. Mentre qui vediamo la torre a nord-ovest, che è stata ricordata sempre all'interno di un'abitazione e che adesso c'è un nuovo servizio commerciale. Vediamo com'era spesso la fortificazione, un muro abbastanza imponente. Sembrerebbe quasi indicare che la parte verso ovest può essere la parte più fortificata, mentre la parte verso ovest abbia delle torri forse più del 1878, con la realizzazione della strada Corso Stefano Busani, e il rialzamento del piano calpestrio per almeno un metro e mezzo, dice Romano, ma in realtà molto di più, il castello è stato completamente spazzato via da parte delle fortificazioni. Anzi, nel corso degli anni abbiamo visto tutti quanti che diversi abitati si sono addossati alla fortificazione, sconvolgendo completamente la planimetria del castello. Però cosa resta? Vediamo che il castello doveva avere due ingressi, almeno quanto dice Riccardi. Uno lato nord, che probabilmente doveva far parte del portico nel Vico Terzo Castello, attuale Vico Terzo Castello, dove in alto si vede non quest'arco,
ma questo qui, che è stato completamente tranciato, e probabilmente lo fa parte della vera ingresso del castello, mentre un altro ingresso monumentale doveva essere nella parte ovest del castello, mentre la sovrintendenza ha ricostruito in modo completamente opposto, mettendo un secondo ingresso verso meridione, quindi verso via Bamondi, e l'ingresso principale è ingresso verso via Profusi, quando probabilmente anch'io sono convinto, come Riccardi, via d'ingresso deve essere verso la contrada Morillo, come dicevano anche le strade che sarebbero Morillo, dove adesso è il Palazzo Ducale. Uno degli ultimi elementi architettonici che è rimasto sul passo di età basso medievale è senz'altro la bifola del primo unico castello. È incorniciata in tufo nero, è divisa come da natura in tufo nero, è divisa al centro da una piccola colonna sormontata da un capitello. Qui porgono due archi ogivali, ancora una bifola così, questa è una costruzione che ho fatto, dove in tratteggiato sono le parti che sono state sviluppate nelle mie abitazioni, però si vede che la maggior parte della finestra è ancora visibile e sarebbe auspicabile farne una più presenza. Si deve essere apparente una sala di prestigio del castello, forse agli alloggi del signore o da una sala di rappresentanza. Si può tutto ipotizzare? La presenza di un centro fortificato nel territorio slovacese sin dall'inizio del XIV secolo, testimoniato anche dai toponimi di Reazione Strecimarum di Castro Sulcupate del 1308-1310 e di Castro Solopacis del 1325. Quindi prima del terremoto del 1349. E possiamo vedere che dal castello di Solopaca si possono vedere la fortificazione della rocca di Castello di San Salvatore Teresino, il castello di Guardia Sanframondi e anche il castello di Limata. Tra l'altro questa ipotesi potrebbe anche spiegare la non chiara successione del territorio, perché troviamo un sacco di citazioni tra cui Sanframondo, Sigilolfo, Della Ratta, Montorio, di nuovo Sanframondo, sicuramente dal 1349. Allora, città europea del di San Fanacino. Quindi, parlando di Farantina, c'è tutto dietro una storia da Farantina. Probabilmente molti di voi la conoscono pure meglio di me, però negli anni 80 non si conosceva questo dipinto, anche se era molto importante. Esisteva soltanto in quei campi pregrei verso Napoli e a Bonea vicino a Montesante. Però nel 1983-84 la cantina sociale di Novovarghe e altre pure aziende del Sannio incominciarono a, diciamo così, ad analizzare questo vitigno e soprattutto a vinificarlo. Chi cominciò a vinificarlo come vino e la cantina sociale Solomaga che cominciò a vinificarlo come base spumante, e quindi nacque il primo spumante, il cosiddetto Maria Cristina. È un vitigno molto importante, che non se ne conoscevano le caratteristiche, ma soprattutto perché probabilmente veniva vendemmiato in data anticipata, e quindi qualcuno diceva, siccome è un vitigno molto ricco di eredità totale, quindi che ha la sua importanza, qualcuno diceva sembra una spremuta di limone, detto alla sola. Bere un bicchiere di vino è come assaporare una goccia dei fiumi della storia umana. Clifton Fadiman. Quindi auguro a tutti di bere un